Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha stabilito che le elezioni nei comuni sciolti per mafia si terranno il 13 novembre, se la data verrà confermata dal presidente della regione, Rosario Crocetta. Chiusa un'altra casa a luci rosse in pieno centro a Ragusa, la segnalazione alla polizia è arrivata dai residenti, stanchi di vedere un viavai di uomini che spesso sbagliavano portone e campanello. Entro il 30 settembre è possibile presentare istanza per richiedere l'assistenza economica per i familiari dei soggetti affetti da SLA. Il distretto sanitario 45 ha reso pubblico l'avviso. A 50 anni dalla scomparsa di Frank Lentini, l'uomo a tre gambe, Rosolini si veste di festa. Il 20 e 21 settembre la città sarà pronta ad accogliere i suoi pronipoti dall'America. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha stabilito che le elezioni nei comuni sciolti per mafia si terranno il 13 novembre, sempre che la data venga confermata dal presidente della regione, Rosario Crocetta, che deve ricevere e accettare la direttiva del ministero. Scicli, nel caso, deve prepararsi in meno di 2 mesi alle elezioni. Dopo il provvedimento del ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha cancellato il commissariamento del comune di Scicli per infiltrazioni mafiose, era rimasto un altro nodo da sciogliere, ovvero stabilire quando i cittadini sciclitani sarebbero stati chiamati ad andare alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale della città. La data ora sembra essere stata fissata e fa riferimento al 13 novembre. Questa è quindi la giornata elettorale stabilita dal ministro Alfano per le elezioni nei comuni sciolti a causa delle verifiche inerenti alle infiltrazioni mafiose. Nei giorni scorsi si parlava di una data compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre e così è stato. Il comune di Scicli insieme al comune di Altavilla Milicia nel Palermitano sono chiamati ad andare alle urne il prossimo 13 novembre, sempre se la data verrà confermata dal presidente della regione Rosario Crocetta, il quale deve recepire e accettare la direttiva del Ministero dell'Interno. Infatti in Sicilia, in quanto regione a statuto speciale, la convocazione dei comizi elettorali spetta al presidente della regione. Queste elezioni dunque, se dovessero essere confermate, dovranno adattarsi a tempi molto stretti, neanche 2 mesi per preparare partiti, associazioni e movimenti. Ecco perché si sollecita la Giunta regionale a predisporre gli atti necessari per recepire definitivamente la direttiva da parte del Ministero, che contiene la tanto attesa data. È morto Severino Santiapichi, il magistrato sciclitano, è deceduto presso l'hospice del Maggiore dove era ricoverato da qualche tempo. Santiapichi aveva compiuto 90 anni lo scorso 25 maggio. Per quell'occasione lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva espresso gli auguri con una lettera in cui ne ricordava le capacità professionali e l'integrità morale nei lunghi anni di carriera. Severino Santiapichi è stato procuratore ad honorem della Corte di Cassazione e ha presieduto negli oltre 50 anni di carriera la Corte di Assisi per 20 anni a Roma, dopo aver ricoperto per 7 anni la carica di vicepresidente della Corte Suprema in Somalia. Il momento di maggiore notorietà che lo pose all'attenzione del grande pubblico fu il processo in Corte d'Assise svolto nell'aula bunker del Foro Italico a Roma contro le Brigate Rosse per l'omicidio il 9 maggio 1978 di Aldo Moro, sequestrato in via Fani a Roma dopo l'uccisione della sua scorta. Processo conclusosi con ben 32 ergastoli. Dopo il pensionamento, per raggiunti limiti d'età, ha alternato l'attività di docente a quella di scrittore. A distanza di solo una settimana è stata scoperta e chiusa un'altra casa a luci rosse in pieno centro a Ragusa. La segnalazione alla Polizia di Stato è arrivata dagli stessi residenti, stanchi di vedere un via vai di uomini che spesso sbagliavano portone e campanello. Nella casa una donna cinese che applicava anche sconti per stracciare la concorrenza.
È evidentemente un giro d'affari che a Ragusa non tende a diminuire, nemmeno con il serrato contrasto delle forze dell'ordine, che è per ormai supportato da cittadini esasperati, che aiutano la polizia nell'individuare case a luci rosse nel pieno centro di Ragusa. Dato il bel tempo di settembre, è ancora presto per ritornare nelle case al mare disabitate e il centro storico di Ragusa sembra continuare ad essere il luogo ideale per le attività di prostituzione. Ma i cittadini, stanchi e spazientiti, hanno chiamato la polizia per denunciare un via vai di uomini, che spesso vagano alla ricerca della casa sommariamente indicata al telefono, sbagliando portoni e campanelli. A distanza di una settimana la Polizia di Stato ha quindi chiuso un'altra casa del piacere nel centro ragusano. Questa volta nell'abitazione si prostituiva una donna cinese che, applicando sconti e prezzi competitivi, cercava di stracciare la serrata concorrenza. Il cliente però, sempre italiano e sposato, ha spiegato di essere solo in cerca di qualcosa di nuovo. La cinese ha affermato di essere coniugata con un italiano di Roma, ma non avendo disponibilità economica ha deciso di intraprendere volontariamente questa remunerativa attività. Solo a titolo d'esempio, la donna mostrava ai poliziotti della squadra mobile la cifra di 2.000 euro, guadagnati in meno di una settimana. La donna cinese, così come le altre prostitute, ha aperto la porta di casa in abiti succinti. In questo caso era parzialmente nuda, pertanto è stata invitata a rivestirsi e a seguire i poliziotti in questura. Il cliente ragusano confermava di aver consumato un rapporto sessuale a pagamento per la somma di 50 euro, ma la donna ha riferito che spesso faceva sconti, arrivando a 30, così da eliminare la concorrenza. La prostituta ha confermato di esercitare la prostituzione in quella casa, presa in affitto da un amico cinese che le aveva lasciato l'uso della stessa da pochi giorni e di non conoscere il proprietario dell'immobile. La proprietaria di casa è stata diffidata e ha ammesso di aver affittato in nero la casa, ma di non voler più correre rischi, quindi ha assicurato di chiudere subito la casa e affidarla ad una serie agenzie immobiliare. Nel 2015 sono state chiuse ben 15 case, la maggior parte nel comune di Ragusa, ma anche in altre zone. Diversi sono stati i sequestri delle abitazioni adibiti dai proprietari o locatari a luoghi dove poter consumare sesso a pagamento. Rappresentanti della questione delle case a luci rosse nel centro di Ragusa sono stati i consiglieri comunali del PD Mario D'Asta e Mario Chiavola, i quali hanno preso coscienza del notevole aumento delle segnalazioni negli ultimi mesi. I due sostengono che il silenzio che cala sul fenomeno permette non solo l'apertura di altre case del piacere, ma permette agli imprenditori di queste attività di riaprire le case precedentemente chiuse. D'Asta e Chiavola, esponenti DEM, rivolgendosi all'amministrazione comunale, lanciano una serie di proposte. Oltre a impianti di sorveglianza, di videosorveglianza, bisognerebbe fare un censimento delle case del centro storico, valutando la questione e la tipologia degli affitti. E un'altra notizia di cronaca: importante operazione condotta dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Ragusa, che hanno arrestato Cristian Basile, di 26 anni, pregiudicato ragusano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, che negli anni passati si era reso protagonista di numerosi reati, venendo più volte arrestato per reati contro il patrimonio, in prevalenza furti ai danni di esercizi commerciali, rapina impropria, spaccio di stupefacenti ed evasione dal regime degli arresti domiciliari. E cambiamo argomento: entro il 30 settembre è possibile presentare istanza per richiedere l'assistenza economica per i familiari dei soggetti affetti da SLA. Il distretto sanitario 45 ha reso pubblico l'avviso, anche con la documentazione necessaria ad allegare alla domanda e come a fare per avere il modulo. Sono previsti aiuti economici per le famiglie dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, basta farne domanda. Il distretto sociosanitario 45 ha infatti reso pubblico un avviso in cui informa che il familiare che si occupa di un nuovo soggetto affetto da SLA può presentare istanza per ottenere un sostegno finanziario. Il distretto dei comuni di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli intende così garantire l'assistenza economico-finanziaria alle famiglie dei malati di SLA anche per il secondo semestre 2016. Il contributo consiste in un assegno di 400 euro mensili, che vengono riconosciute alla persona che dedica assistenza e cura al familiare malato. Questo supporto finanziario decorre dallo scorso luglio e sarà erogato fino all'esaurimento dei fondi disponibili, cercando di tenere conto degli aventi diritto. La domanda potrà essere presentata entro il 30 settembre attraverso un modulo che può essere ritirato negli uffici comunali dei servizi sociali, oppure può essere scaricato su internet sul sito del distretto sociosanitario 45. L'istanza per il
il secondo semestre 2016 deve essere presentata in forma completa e dunque con tutti i certificati necessari, quali la certificazione rilasciata dal medico curante che attesti la diagnosi, ma anche quella dei centri di riferimento regionali che certifichi, oltre che la diagnosi, anche lo stadio della malattia. Sono richiesti inoltre l'autocertificazione dello stato di famiglia, il documento di riconoscimento di chi sottoscrive l'istanza e la dichiarazione per la privacy per il trattamento delle informazioni personali, un supporto per venire incontro a chi ne ha bisogno. E una maxi rissa tra extracomunitari si è verificata in piazza Daniele Manina a Vittoria. Strade chiuse, spiegamento di forze straordinario, carabinieri, polizia e polizia municipale sul posto per evitare che la rissa coinvolgesse anche i titolari delle attività commercianti e persino i passanti. La causa scatenante della rissa tra tunisini, marocchini e rumeni sembrerebbe il ritrovamento di un portafoglio all'interno di un bar. Presumibilmente si è scatenata una discussione tra chi lo aveva smarrito e chi lo aveva ritrovato, che in pochi minuti si è tramutata in una vera e propria rissa. Almeno tre i feriti, di cui uno con vistose lacerazioni alla testa e al volto. Sul posto sono intervenuti, oltre al gran concentramento di uomini e mezzi, anche le ambulanze del 118 che sono state chiamate. L'IGP Olio Sicilia è stato ufficialmente registrato dalla Commissione europea. È un traguardo tagliato per tutti gli olivicoltori siciliani e rappresenta la conclusione di una lunga battaglia. La registrazione dell'IGP Olio Sicilia è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che lo iscrive nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. Molto soddisfatta la parlamentare siciliana Michela Giuffrida e l'atto finale di un iter complesso e non senza poche problematiche, per il quale mi sono impegnata personalmente, considerando questo riconoscimento come una delle priorità del mio mandato di parlamentare europeo. È un momento di successo per l'olivicoltura e l'agricoltura siciliana tutta, che non può che ripartire dal riconoscimento delle sue tipicità ed eccellenze ambasciatrici del Made in Sicily nel mondo. Da ottobre ad aprile lezioni tra teoria e pratica in giro per la Sicilia, dalla semina alla raccolta, passando alla trasformazione del grano in farina in un piccolo mulino, fino alla produzione della pasta fatta a mano. Il progetto Creazioni Giovani inizierà il prossimo mese tra le province di Enna, Catania, Caltagirone e Ragusa. A scuola gratuita di frumenti autoctoni siciliani, dalla semina e raccolta in campo, passando alla trasformazione del grano in farina mediante un piccolo mulino, fino alla produzione della pasta stessa fatta a mano, con lievito madre e cottura nel forno a pietra. È un ciclo di lezioni facente parte del progetto La filiera dei frumenti autoctoni siciliani dalla terra alla tavola, che inizieranno ad ottobre e finiranno ad aprile 2017, nelle province della Sicilia meridionale. A organizzarle è un gruppo d'acquisto di farine e frumenti antichi siciliani, che è stato tra vincitori del progetto Creazione Giovani dell'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali. Attraverso il progetto Creazione Giovani nella regione siciliana vuole riconoscere il giusto spazio al talento, al merito e alla capacità delle giovani generazioni per fare dei giovani siciliani il principale elemento di trasformazione dei propri contesti locali. Finanziato con un budget di 20.000 euro che servirà per riavvicinare i partecipanti al mondo dell'agricoltura con un nuovo approccio basato sui principi di equità e condivisione e sostenibilità, con la possibilità di trovare nuovi sbocchi lavorativi. Le classi delle lezioni saranno composte di massimo 20 partecipanti, scelti tra studenti o lavoranti agraria, ristoratori, pizzaioli o semplici consumatori, agricoltori residenti in Sicilia con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Danilo Pulvirenti, tra gli ideatori del progetto, spiega che il messaggio da trasmettere è innanzitutto un risveglio delle coscienze, ma anche la riappropriazione del nostro territorio, troppo spesso deturpato e stressato dalle coltivazioni intensive. A 50 anni dalla scomparsa di Frank Lentini, l'uomo con tre gambe, Rosolini si veste di festa. Il 20 e il 21 settembre la città sarà pronta ad accogliere i suoi successori per festeggiare quello che ormai è diventato una leggenda. I suoi compaesani lo chiamarono subito, tra spavento, scherno e superstizione, un maraviglioso. Il bambino venne al mondo con tre gambe, due apparati genitali funzionanti e quattro piedi. Il quarto incompleto fuoriusciva dal polpaccio della terza gamba, per un totale di 16 dita dei piedi. È la bizzarra ma straordinaria storia di Francesco Lentini, nato a Rosolini nel maggio del 1889, da una famiglia con 7 figlie femmine e 5 maschi. Così avrebbe poi raccontato lui in una breve autobiografia tendente all'enfasi.
La verità probabilmente è più banale. Francesco era figlio unico di una famiglia di contadini che prese l'evento come una maledizione, non aiutati dalle varie voci dei concittadini. In un primo momento, consegnato alla zia, passò successivamente qualche anno in un orfanotrofio. Il padre, disperato, aveva fatto di tutto per correre ai ripari. Oltre ai metodi più rudimentali, come legare la terza gamba alla schiena, visto che era perfettamente flessibile, il genitore tentò anche un'operazione al Malta, dove favoleggiava che ci fosse un chirurgo capace di eliminare la gamba superflua. Ma lo specialista non azzardò l'intervento, ritenendo che le conseguenze potessero portare alla paralisi, se non alla morte del piccolo. Fu così che all'età di 8 anni si imbarcò nel nuovo continente, dove il padre voleva trovargli un impiego presso il mondo dello spettacolo. Infatti, di lì a poco, già nel 1899, il nome di Frank si trovava tra le attrazioni del circo Reeling Bros. Il suo spettacolo itinerante fece presto a diventare tra i più celebri dell'epoca, al punto da vantare nel suo Frank Show altre figure. Così, da un buon siciliano che sa trasformare la sfortuna in fortuna, acquisisce per il suo show un successo sempre crescente, lavorando con Buffalo Bill per poi mettersi in proprio e girare il mondo. Si sposò a Boston con una bellissima attrice, Teresa Murray, da cui ebbe 4 figli. Con la moglie tornò a Rosolini, dove, preceduto dalla sua fama, fu accolto trionfante. Per l'occasione, i rosolinari indossarono pantaloni a 3 gambe per solidarizzare con il proprio eroe. Quest'anno, in ricorrenza dei 50 anni dalla sua morte, Rosolini si veste di festa, pronta ad accogliere il 20 e il 21 settembre i suoi discendenti. Bene, con questo servizio è tutto, il nostro telegiornale per oggi termina qui. Vi ricordo come sempre che ci potete rivedere sul nostro sito www.canale74.com. Grazie e arrivederci.